Ragazzi, oggi vedrete qualcosa di speciale. Gente di ogni tipo che non ha niente in comune viene qui in pace perché? Per amore dello sport e l'orgoglio di appartenere a questa città. E perché il saloon è interdetto. E perché il saloon è interdetto. Bene, Emma. Spero che ti divertirai. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. No, vi prego, no. Ti prego, no. Dai, vieni avanti. Vieni più vicino. Vediamo adesso. Su, prova a lanciare. Ti dirò, Isaiah, ci deve essere un modo più semplice per diventare ricchi. Sì, lo so, non dovrei lamentarmi. Ho una donna che mi ama e un asino che spesso mi ricorda che sono come lui. James Crowley! Eh? Sei in ritardo. Con i pagamenti. Tu sei venuto fin qui per dirmi questo? Signor Ferstan, non te l'ha detto? Di solito vengo in città il 15 invece che il 10. Così faccio tutte le commissioni in una sola volta. Ferstan non ce l'ha più la banca. Jack Devlin possiede la banca. Beh, ecco, di al signor Devlin che io verrò domani in città. L'ipoteca è scaduta. Di cosa stai parlando? Di questo. Hai 72 ore per andartene. Non so leggere. La banca ti espropria. Sai che significa? No, non è giusto. 3 giorni. Voi non potete farlo. Res! Signore e signori, e quelli che non si riconoscono in questa edizione. In qualità di presidente del comitato, quest'anno voglio dare il benvenuto a tutti, al picnic e alla corsa del 10° anniversario della fondazione. Credo che sarà bello divertirci insieme. Ma che cosa ti è successo? La piccola Jessie Michaels non ha rispetto per la legge. Il vincitore della corsa, oltre al solito trofeo, avrà anche un premio speciale. $20, una moneta d'oro. Donata dal nuovo proprietario della Sweetwater Cattlemen's Bank, il signor Jack T. Devlin. Grazie. Grazie. Niente male. E infine, cosa ancora più gradevole, i premi saranno consegnati dalla graziosa figlia del signor Devlin, che ha attraversato mezzo mondo per essere qui con noi oggi. Appena arrivata da Parigi, amici, la signorina Kathleen Devlin. E adesso liberate la strada, signore e signori. Fate un po' di spazio, così può avere inizio la corsa. Vi prego, liberate completamente la strada. Molto bene. Amici, che vinca il migliore e buona fortuna a tutti. Ok, siete pronti? Attenzione!
bambino mio. Grazie. Adesso vedrà! Un po' di spazio, per favore. Il vincitore salga sul palco. Vieni, Buck. Bravo, Buck, sei stato bravissimo. E al vincitore va l'ambito premio. Bravo, la sei meritata. Bravo. Sei grande! Adesso, amici, direi che la festa è appena cominciata. Da quella parte i tavoli del picnic, dove le nostre signore faranno ammirare i loro abiti più prestigiosi. Mentre dietro di me abbiamo il saloon e il primo bicchiere viene offerto dalla casa. So cosa puoi fare e non mi piace affatto. Non so davvero di che cosa stai parlando. Questa è Sweetwater, adesso non sei a Parigi, mia cara. E non voglio essere messo in imbarazzo da te, addirittura con un indiano, è assurdo. Mi ascolti o no? Oh, certo, io ti ascolto ogni volta. Ancora non sei riuscito a sentire. Devo dire che date sempre delle grosse soddisfazioni. William, ma che cosa succede? Piano! Sei stato grande. Buona giornata, signorina. Ciao. Sei tu. Già. Sei Kathleen Devlin, vero? E tu sei? Buck Cross. Bene, è un vero piacere, Buck Cross. Molto lieto. Ti volevo dire che ho molto ammirato il tuo modo di cavalcare. Vorrei cavalcare come te. Beh, io potrei insegnartelo. Sul serio? Non c'è cosa che vorrei di più. Allora, domani mattina, alle 10 a Windows Nell. Sì. Io porterò da mangiare, così avremo più tempo. Questo se non hai da fare. No, no, credo proprio che io sarò libero. Bene. Sono loro! Già, sono proprio loro! Sono quelli lì! Loro hanno sparato a mio marito! Si calmi, cos'è questa storia? Siete dei ragazzi! Cerca di calmarti, non fare così! Signora Crowley, parli! Ecco, meno Dio non la fa! Io ho sentito uno sparo e ho visto tre uomini andare via. E quando sono arrivati lì, James era morto. Ma perché lo avete ammazzato? Non so di cosa stia parlando. Perché avete ammazzato mio marito? Venga nel mio ufficio, andiamo. Ne parleremo con più calma. Dai, ce ne sta calma. Io non ne voglio più! Signora Crowley! È meglio che venga con me, signora. Voi due nel mio ufficio, avanti! Prego, mia cara. Ti giuro, Kathy, ogni giorno che passa diventi più carino. Rance.
Cosa hai fatto stavolta? Ah, ho dovuto, stavo prendendo la pistola. Un giorno o l'altro i tuoi stupidi sbagli ti porteranno alla rovina, Rance. Rammenta bene queste parole. Che cosa fai? Vieni a casa? No, una cosa da sistemare prima. Rance, la prossima volta, rifletti. È meglio che passi la notte da noi, signora Crone. Una bella giornata rovinata irrimediabilmente. Permetti, amico? Hai fatto una grande corsa. Volevo congratularmi con te. Stai alla larga da Catherine Devlin. Ciao. Ciao. Temevo che tu avessi cambiato idea. Sei pronta? Sì, certo. Devi stare tranquillo. Non avere paura. Perché no? Perché lui potrebbe avere paura di te. Scusa, chi può avere paura di me? Andando. Bene, non stare così rigida. Segui i movimenti del cavallo. D'accordo. D'accordo. Così però. Cavalchi molto bene. Ah, ma non certo come te. In compenso hai viaggiato. A proposito, cosa facevi in Francia? Beh, dipingevo, studiavo da attrice e andavo nei caffè. Ah, ero anche campionessa regionale di equitazione. Yeah! Ah, ah! Sapevi cavalcare, eh? Brava così! Ha! Ha! Buon per me che tu non abbia preso parte alla corsa ieri. Scusami se ti ho mentito. La verità è che io volevo rivederti.